Proseguiamo il nostro focus rifiuti, diamo il buongiorno e bentrovati ai microfoni di Radio Cusano Campus all'assessore all'ambiente di Roma Capitale, Pinuccia Montanari. Buongiorno assessora, bentrovata. Buongiorno assessora. Buongiorno. Allora, cominciamo da quello che sta accadendo proprio in queste ore. Voi state monitorando ovviamente la situazione a Roma. Quali sono, quante sono in questo momento le zone che stanno vivendo questa situazione straordinaria? Ma guardi, nell'ultimo momento diciamo che stanno veramente molto diminuendo e abbiamo una buona... è ovvio che i rifiuti si producono tutti i giorni durante certo, tutto c'è un ricambio continuo sì. sì. Ecco, però devo dire, proprio per diciamo rispondere alle necessità dei cittadini, che la situazione sta migliorando, direi quasi, insomma, sta arrivando quasi a regime, insomma, piano piano ci arriviamo, ecco. La fase critica è alle spalle, si può dire, assessora? La fase critica ce la stiamo lasciando alle spalle, si sì, può dire? Sì, direi di sì, la criticità ce la lasciamo alle spalle. Tra l'altro vedo anche in giro video che appunto fanno proprio vedere, insomma, dei giornalisti che fanno vedere effettivamente le vie pulite, quindi diciamo che oltre che coi miei occhi, perché naturalmente io ho passato questi giorni a fare tantissimi sopralluoghi, certo. Insomma vedo che la situazione sta tornando alla normalità, una normalità dove comunque qualche criticità, come sappiamo, insomma c'è sempre, non è che però cerchiamo di affrontarla, anzi noi con i nostri progetti vorremmo proprio fare in modo che queste criticità non si verificassero. Per dare una risposta anche ai tanti cittadini che se lo chiedono e poi ce lo chiedono anche in radio inviandoci i messaggi, perché le criticità hanno colpito alcune zone, determinate zone e non altre? Mi scusi, ho sentito poco ho perso la voce. Perché le criticità hanno colpito alcune zone e non altre? Da cosa dipende questo, assessore? No, dipende, diciamo che dipende dalla situazione della vicinanza agli impianti, uh-huh. naturalmente. E poi dipende anche da sistemi, diciamo, organizzativi o da concentrazioni particolari. Però tendenzialmente l'obiettivo è quello di veramente affrontare la pulizia della città in modo costante, certo. E ovunque. Assessora, c'è un problema di dialogo tra istituzioni, glielo diciamo, abbiamo appena salutato l'assessore regionale ai rifiuti Buschini che ha detto: noi avevamo avvertito il comune, prima di Pasqua avevamo detto azionate il tritovagliatore mobile perché ci sarà un'emergenza, loro hanno risposto di no. Dunque no, noi abbiamo detto che c'era il tempo necessario per l'attivazione, infatti diciamo che la nostra intenzione è quella, naturalmente sulla base della necessità, di poterlo comunque attivare. Senta, invece come rispondere a Cerroni che dice che Roma senza non di me mai sarà l'emergenza. Sempre emergenza, fondamentalmente, senza di me sarà sempre emergenza? No, non è vero, perché è proprio l'impostazione della discarica quella che ha diciamo proprio creato le condizioni dell'emergenza. Il fatto di investire, se da anni si fosse investito nella raccolta differenziata, nella riduzione dei rifiuti, in un'impiantistica per l'organico come quella che vogliamo fare noi, naturalmente tutto questo avrebbe portato degli straordinari risultati. Non si è investito sulla raccolta differenziata. Ovviamente investire sulla raccolta differenziata significa fare un lavoro lungo, perché significa mappare il territorio, mappare le esigenze dell'utenza, sapere casa per casa, abitazione per abitazione, tipologia di ad esempio imprese, che cosa producono, certo. Quanto producono, per poter dotare ciascuno naturalmente dei mezzi idonei e quindi dei cassonetti idonei per poter accogliere la quantità di rifiuti. Cioè, a un bar o a un ristorante si darà naturalmente una dotazione maggiore per l'organico, a chi invece è un negozio commerciale che produce cartoni si cercherà di intercettare i cartoni, quindi normalmente si fa così, certo. Cioè si fa uno studio dettagliato zona per zona delle tipologie di utenza, della produzione di rifiuti e delle frazioni merceologiche dei rifiuti che questi soggetti producono, lì si dota della diciamo quantità necessaria e utile, perché se io ne do meno
ovviamente i rifiuti vanno fuori. Si va in difficoltà. Se invece io do quelli giusti, naturalmente do una risposta concreta. Poi si fa informazione, si fa formazione e poi si inizia con la raccolta. Quindi, come vedete, i processi normalmente, diciamo, in tutta Italia si fa così. E questi processi sono processi importanti, cioè non è che sono processi che si possono svolgere dall'oggi al domani, certo. Allora, è chiaro che noi stiamo iniziando questo percorso. E questo percorso è un percorso, diciamo, importante per la città di Roma, perché è la vera risposta strutturale, cioè quella di Cerroni non è una risposta strutturale, è una risposta sempre residuale in cui io nascondo sotto la sabbia, in questo senso anche letteralmente, sì, il problema. Ecco, questa è la diversità. Ricordiamo, diciamo, i nostri... La nostra è una risposta strutturale, non è una risposta di quel genere. Chiarissima, chiarissima. Ricordiamo i nostri ascoltatori, siamo in collegamento con l'assessore all'ambiente di Roma Capitale, Pinuccia Montanari. Assessora, i media hanno un po' esagerato nel descrivere la situazione romana degli ultimi giorni, secondo lei? Guardi, io lo lascio dire ai giornalisti. I giornalisti hanno l'etica, diciamo, della professione, e quindi, a mio avviso, io, come ho detto, ho sempre parlato di criticità, cioè senza nasconderle, perché la realtà va guardata e va risolta. Quando ci sono dei problemi vanno risolti, come in tutte le città. Certo. Naturalmente ognuno può avere dei problemi diversi, però io penso che, appunto, esiste un'etica poi della professione, insomma, che naturalmente ognuno deciderà e valuterà. Ecco, io non mi voglio ergere, insomma, non voglio fare, io dico solo che ho sempre parlato di criticità, anche forti criticità in alcuni momenti, che però noi abbiamo cercato, diciamo, di controllare, come avevamo anche previsto, perché noi avevamo previsto questo percorso, certamente l'interdittiva antimafia e la situazione, diciamo, di queste punte, no, di crisi nella diminuzione della quantità di rifiuti presi dagli impianti di Colari, ma la grotta 1 e la grotta 2, naturalmente hanno causato un po' questa tendenza. Devo dire che grazie al commissario prefettizio, e questo grazie anche all'ANAC, quindi al percorso che abbiamo fatto, appunto, con le istituzioni, sì, e anche la regione in questo caso, si è cercato di dare una risposta. Ovviamente il problema è che queste sono risposte molto, diciamo, contingenti, come dico, Roma ha bisogno, e lo aveva nel passato, aveva bisogno di una risposta strutturale. Noi con il nostro piano abbiamo cercato di dare una risposta strutturale. Per evitare che in futuro si ritorni, no, in qualche modo, a raccontare questa estrema criticità che abbiamo vissuto nel corso degli ultimi giorni, dobbiamo anche un po' noi cittadini romani cambiare mentalità, essere magari un po' meno pigri? Come la vede in questo senso, assessore? Questo riguarda tutti noi cittadini. Io anche adesso sono venuta a piedi mentre passavo, non ho resistito alla tentazione, di vedendo dei sacchetti per terra, di prenderli e di metterli dentro, perché i cassonetti erano vuoti ma i sacchetti erano buttati lì, le carte erano sparse tutte per terra, e nonostante che esista, ma adesso la riprenderemo, un'ordinanza che diciamo proibisce di buttare per terra le cose, sì, quindi adesso noi la riprenderemo, perché a mio avviso questo è molto importante, cioè ognuno di noi, quindi io parlo per tutti, certo, deve imparare a non buttare niente per terra, a non lasciare naturalmente i sacchetti per terra, soprattutto quando il cassonetto è vuoto, ma soprattutto, e questo però è l'altro principio, ovviamente la pubblica amministrazione ha il dovere di mettere i cittadini nelle condizioni di poter fare effettivamente la raccolta e di poter conferire correttamente i propri rifiuti, ed è quello che stiamo facendo con il nostro piano. Dobbiamo essere un po' meno pigri, insomma, io me lo dico da solo, anche da cittadino romano, dobbiamo, perché nel percorso che lei raccontava, no, che ci porterà poi alla raccolta differenziata, dovremo anche adeguare il nostro stile di vita e i nostri comportamenti. Certo, perché ad esempio questo tema della riduzione, io lo ribadisco perché ne sono profondamente convinta, ma anche la Commissione europea ha dichiarato questo, cioè che dobbiamo comunque ridurre la quantità di rifiuti, fare appunto il porta a porta, perché aiuta nella differenziata più dettagliata e precisa, e poi, diciamo, investire tutto nell'economia circolare, perché il futuro è il passaggio dall'economia lineare all'economia circolare.
Queste però non sono parole, questo è un impegno concreto di ogni giorno nel quale noi cercheremo anche attraverso l'impiantistica sostenibile di cercare di recuperare tutte le filiere dei rifiuti che non devono diventare rifiuti ma materiali. Quindi parlavamo insomma in questi giorni, approfondivamo anche tutte le possibilità di filiere, i materassi abbandonati possono essere importanti perché possono essere utilizzati nell'industria isolante, nell'industria diciamo anche edilizia come isolanti, quindi poi si può recuperare il ferro, ma soprattutto si può recuperare la parte che isola, cioè aiuta a fare a costruire degli isolanti appunto per le dighe, ma anche materiali isolanti per le piattaforme petrolifere, cioè, ma anche soprattutto per l'edilizia. Quindi perché dobbiamo buttare queste risorse? Allora dobbiamo saperle intercettare bene, questo non è facile in una città con tanti abitanti, con tante tipologie anche diciamo di imprese, quindi c'è da fare davvero un grande lavoro di informazione, sì, di educazione e poi un pochino bisogna anche però ridurre, ad esempio noi diciamo usiamo le borracce oppure usiamo, noi adesso cercheremo di promuovere questo utilizzo soprattutto per i turisti, diciamo speriamo di poter realizzare le borraccette targate Roma o di riprendere perché era stata già disegnata una borraccetta a Roma in modo da evitare che tutte queste bottiglie di plastica continuino a certo. Diciamo poi sappiamo alla fine che fa questa plastica e invece noi dobbiamo o ridurre la quantità di rifiuti oppure anche comunque fare la raccolta differenziata fatta bene, perché così è una frazione che si può recuperare. Assessore, due battute prima di salutarci. La prima, Renzi ha promesso che domenica arriverà a Roma a fare le pulizie, la troverà già pulita? Noi stiamo facendo il nostro sforzo, lo facciamo però sinceramente per i cittadini romani e quindi io credo che appunto gli spot elettorali insomma lasciano il tempo che trovano e quindi noi siamo fortemente impegnati per questa città. Questa è veramente una battuta, sicuramente e me la permetta, in questo momento è tra gli assessori meno invidiati d'Italia, visti i problemi atavici che ha da risolvere qui nella capitale a Roma, ma mai pensato, mamma mia che casino, ma chi me l'ha fatto fare? Beh guardi, innanzitutto io ho sempre in mente, io come voi sapete ho lavorato tanto con uno dei padri diciamo dell'ecologismo che si chiama appunto Alexander Langer, è uscito tra l'altro un bellissimo libro, come lo vorrei proprio citare, che si chiama a cura di Marzio Marzorati e Mao Valpiana, una buona politica per riparare il mondo. Lui ci diceva continuate in ciò che era giusto e noi stiamo cercando di continuare in ciò che era giusto per fare davvero una buona politica per riparare il mondo. È un'ambizione forse un po' troppo alta, però questo diciamo sono i valori di fondo che ci ispirano, ma anche la Laudato Si, devo dire che io ce l'ho qui sul mio tavolo, la tengo, l'enciclica, sì, di Papa Francesco, la leggo perché ritengo che in quell'enciclica ci siano dei contenuti importanti che motivano anche molto profondamente anche diciamo il mio impegno individuale, come penso l'impegno di tantissimi cittadini in tutte le parti del mondo. Grazie, buon lavoro all'assessore all'ambiente di Roma, Pinuccia Montanari, ogni tanto la disturbiamo, buon lavoro. Buon lavoro, assessore. Grazie a voi, grazie a voi, grazie. Grazie, grazie a voi, grazie.